Vinales. Vignales. Vinales, chiamiamolo italianizzato perché è più bello. No, invece no, è più Vignales. Vignales. Perché c'ha la cosetta strana. Sì, perché c'ha la N con la cosetta strana sopra. Come la spagnola, la nigna, la de nigno, è il nigno. Esatto. Ha vinto la prima gara di MotoGP, ma io direi la gara all'esordio. Meritatamente. Sì, meritatamente. È veramente, ma forse un gran bel pilotino. Era qua, sì, sì. Si sì. chiama pilota pure quello che guida le moto? Sì. Certo, certo, che è un pilota. Motota, come si chiama? Mignotta. No. No, pilota, pilota. Semplicemente pilota. Pilota, ne vogliamo. Vogliamo. Vogliamo parlare, perché comunque, oltre a lui, Valentino Rossi ha fatto un bel podio. Ha terzo fatto posto, un bel terzo posto. E soprattutto Lorenzo con la Ducati ha fatto una figura di merda. Se può dire figura di merda, secondo me se può sì, dire. Direi proprio di sì. Si è fatto passare pure dai ragazzini col triciclo. No, ma soprattutto se c'è il compagno di squadra che arriva secondo e lui arriva undicesimo. C'è qualcosa, insomma, c'è qualcosa che non torna. Ma io lo so perché. Ne parliamo dopo la sigla. Ecco, appunto, perché vi dirò chi vincerà la MotoGP 2017-2018. Sono sicuro. 2017-2018, quindi pure l'anno prossimo. L'anno prossimo pure. Ah, ok. Due anni. Perfetto. Vai. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mi sono fatto male. Va bene, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti voi. Siamo tornati con questo nuovo video perché, come abbiamo già parlato di Formula 1, è giusto dare spazio anche alla MotoGP. È un esperimento che stiamo facendo perché non sappiamo fino a che punto può interessare. Però siccome noi siamo appassionatissimi dei motori, calcio e figa. Sì, cioè, sì, proprio, sì. Va bene? Classico uomo medio italiano. Quelle sono le tre. Però la figa va messa a me. Poi dopo. Però comunque oggi si parla di quello. Abbiamo messo terzo, secondo e primo. Sì, anzi, al secondo posto a pari merito Formula 1 e MotoGP. E poi insomma la cella. Vabbè, e niente, vogliamo dire appunto quello che è successo. Facciamo sì. un piccolo riassunto e poi diciamo quello che ne pensiamo. Perché Vignales, praticamente. Maverick Vignales. La seconda guida di Valentino Rossi, la possiamo così allora, chiamare? Sì, chiamiamola così perché comunque è un giovane, molto, molto giovane, ragazzi. Che comunque lo scorso anno con la Suzuki aveva fatto molto, molto bene. Non aveva fatto male, assolutamente. Visto che comunque c'era Lorenzo che aveva acquisito grande potere all'interno della Yamaha. Comunque, vincendo più di qualche mondiale, è tornato Valentino Rossi. C'erano sei degli screzi. È andato via Lorenzo. Ma ecco, ti faccio una domanda prima di cominciare. Secondo te Lorenzo, perché questa è una cosa dell'anno scorso, è andato via perché non poteva più stare con Valentino Rossi e dice questo non se ne va, se ritira, ma ha rotto il cazzo? Sì. Oppure è una scelta che ha fatto perché dice comunque è un progetto, la Ducati? No, assolutamente. Lui, assolutamente. Lui ha deciso di andare via perché comunque c'era Valentino che gli faceva ombra e la Yamaha lo preferisce per stessa ammissione di Lorenzo, non solo perché secondo me Valentino Rossi, nonostante abbia 38 anni, è più forte, ma perché pure dal punto di vista del marketing, quindi dal punto di vista delle entrate per la società, per la Yamaha stessa, è un punto di forza. Valentino quindi... Rossi, il primo anno che è andato in Yamaha, ha riportato un mondiale che mancava da quanto? Era, non lo so da quanti non anni ricordo, era, ma comunque era mancava. Una scuderia assolutamente non vincente. Nulla, era una nulla. Scuderia come tante altre, ragazzi, sempre nelle retrovie. Quella è una questione di manico, insomma, gli è rimasto nel cuore e fanno bene perché bisogna dare le gerarchie, insomma, anche se Lorenzo ha vinto parecchi mondiali, ma va bene così. Esatto, mettiamo torniamo al da presente. Parte questo e andiamo sul di conseguenza presente. Rossi rimane prima guida e gli si affianca un giovane di grande prospettiva, appunto come Vignales, che quindi può anche garantire delle prestazioni come le garantiva Lorenzo lo scorso anno. Figlio e mio. Si è visto da subito, da appena ha preso la moto in mano. La moto specifico, la moto in mano e tu non sbrottà. Sì, la moto. Scusa. E dai test invernali che si sono fatti subito dopo la fine del campionato 2016. Sì, si capiva assolutamente subito, che la Yamaha da subito è abbastanza competitiva. Sì, la Yamaha è competitiva come negli anni precedenti, ma soprattutto Vignales deve star venita a ridere. Sì, mi sta venita a ridere. Se comincio a ridere e famo un video di 12 minuti a ridere. Sì, esatto. Vignales comunque ha preso subito confidenza con la nuova moto. Sì, sì, assolutamente. Ci si è trovato subito a suo agio, a differenza di Lorenzo, direi. Però senti, prima di parlare di Lorenzo, quello ne parliamo alla fine. Facciamo una panoramica della gara. Facciamo la panoramica generale. Una gara bellissima. Una gara tiratissima, perché io ti dico la verità, pensavo arrivasse primo Valentino Rossi, quello era quello che io mi sentivo. Allora, io però farei prima un excursus sulle qualifiche, perché non si sono corse le qualifiche. È piovuto, perché non si dice ha piovuto, ragazzi, no. Molti sicuramente non lo sanno. Non sono state proprio fatte le qualifiche e sono stati presi i migliori tempi delle prove libere, quindi facendo sì. la griglia, insomma. Hanno girato, è uscito fuori, insomma, una classifica. Un poi Valentino abbastanza... Rossi che per esempio partiva decimo. Ecco, appunto. E anche poi la partenza della MotoGP stessa, proprio dalla gara, è stata rinviata sempre per
pioggia. Piovigginava sale. Insomma, piovigginando sale, proprio quello. Sì. E insomma, dopo batti e ribatti per ripartire, la gara comincia, ma c'è subito una sorpresa perché Zarco, che si è riuscito così dopo 2 anni di dominio dalla Moto2. No, ma Zarco mi dà senso di uno che c'ha una mazza che sì, secondo me non ce la fa manca a tenerla sulla moto. Quando si appoggia gli dà fastidio. Madonna. E che ne so, è il nome proprio di quelli zozzi. Johan Zarco, ragazzi. Poi magari c'ha una cosa proprio che se lo rigira, cioè manco c'è... Vabbè. Quindi di conseguenza se ficca proprio. Se ficca, sì. In prima posizione, ma a un certo punto stava pure allunga. Stava pure allunga. Fino a un certo punto, poi ha fatto la zavorra però. Boh, ecco. È cascato proprio, altro che zavorra. Cioè è andato proprio lungo, lunghissimo. Ma perché secondo me lui c'aveva l'istinto del Casey Stoner della vecchia Ducati. Sì, ma che, infatti... che parte e dice: io a costo d'ammazzarmi ho 12 secondi di vantaggio, ma devono diventare 27. Esatto. Era quello il senso. No, infatti lui c'aveva, mi sembra, un paio di secondi di vantaggio sul secondo. Non mi ricordo i secondi. Non mi ricordo, ma stava bello avanti. Sì. E poi è andato proprio a cadere, ha fatto una curva del cazzo strana. Boom, è cascato. Ha carenato per terra praticamente. Sì, la carena l'ha strusciata tutta per terra. Di conseguenza, poi dalla si crea un'ulteriore gara tra quelli che erano la seconda. Una seconda gara con Dovizioso, Iannone, Marquez, Rossi ancora leggermente più dietro e appunto Vignales, ragazzi. Se non ma Iannone c'ha il nerchione per sta con Belen, secondo te? E che cazzo ne so, chiedi a Belen, insomma. Non lo so, però c'ha la faccia un po' da femmina Iannone, dica la verità. Vedo le foto su Instagram, pare sempre una truccata, no, sembra so, una femmina. Ma che cazzo ce ne frega, vabbè. Ma sì, infatti, e quindi? Ce ne può fregare. E quindi insomma pure Iannone. Sto a parlare a te, perché sennò poi dici che parli mai, vai. Sì, va bene. Iannone comunque crea una bella gara, insomma, si mette là con tanta pazienza. Comunque la Suzuki, ragazzi, è una buona moto, ma c'ha avuto più di qualche problema nei test invernali con la Suzuki. Quello non si era ambientato ancora benissimo. No, quello è vero, però comunque sia la sua sporca figura la fa sempre sia fatta. Il pilota che comunque no, anche assolutamente, la scuderia. Assolutamente. Quindi insomma io non c'avevo dubbi a partire anche dai test invernali che poi alla fine sarebbe uscita fuori una buona moto. Aveva fatto, se non mi sbaglio, più di qualche bel sorpasso e controsorpasso con Marquez specialmente, che e l'ho anche visto, con Dovizioso. Ecco, bravo, mi hai fatto venire in mente Marc Marquez, perché l'ho visto parecchio in sordina. Nel senso che l'ho visto un po', non dico timoroso, però secondo me gli hanno dato un ordine, che è quello di essere più calmo in pista, perché Marquez c'ha sempre quella cosa che... poi si scapicolla. L'anno scorso quante volte è cascato? L'anno scorso nessuna. Nessuna? No, l'anno scorso ci ha vinto il mondiale. Ah no, era l'anno prima. Era 2 anni prima, certo. 2 anni prima che cascava sempre praticamente, andava sempre lungo, ma si vedeva che era un buon pilota. Del mondiale ladrato, tra virgolette, a Valentino Rossi, insomma. Vabbè, era quello ladrato. L'anno. Ah sì, del litigio. Non era l'anno scorso? No, era 2 anni. Ma pensa te come cazzo passano era l'anni. Era 2015. Come era cazzo 2015. Passano l'anni, manco mi ricordavo, ragazzi miei. Va bene, quindi? E quindi dicevamo, Iannone poi stava facendo una buonissima gara, era secondo. E poi casca pure lui, come purtroppo suo solito, anche con la Ducati c'aveva sto vizio che si faceva sempre buone gare, stava sempre tra le prime posizioni. E poi... Una parola, saponetta. Un pochino. È cascato pochino. Sulla saponetta, ragazzi miei. E quindi fuori è andato lungo. Fuori due, quindi si va a compattare poi quel gruppo di quattro. Sì, perché erano quattro. Alla fine, composto da Dovizioso e Vignales, che si sono lottati per la maggior parte della gara restante. Il primo posto. Defilato leggermente Valentino Rossi. Leggermente defilato, ma negli ultimi giri, poi è stato sempre attaccato ai primi due. E poi Marquez, che si è fatto superare appunto da Valentino Rossi. Fatto il sorpasso Rossi, poi ha allungato. E ha fatto pure. Penso che gli avrà fatto da dietro così. Dice, da cazzo 40 anni ma t'attacchi proprio alla mazza, esatto. Perché insomma, ragazzino che non sei altro, io sono Valentino Rossi. Io sono Valentino The Rossi. Doctor! Ecco. Ok, basta così. E insomma, Marquez arriva alla fine della gara in quarta posizione. Che comunque non è male. No, comunque, è un buon piazzamento per essere la prima gara. Il campionato è lunghissimo, ragazzi. Insomma, l'importante, dici Lorenzo è arrivato quindi, dodicesimo, quanto è arrivato? Non mi ricordo, undicesimo, ecco. Parliamo un attimo di Lorenzo e poi chiudiamo il video e chiediamo quello che cosa ne pensano agli iscritti, ste cose così, insomma. Ovviamente poi finiamo pure degli ultimi giri della gara, insomma. Parliamo prima di Lorenzo, sì. Però. Allora, Lorenzo praticamente, io ti dico la verità, non l'ho mai visto come pilota Ducati. Quando ho saputo che se ne andava alla Ducati, ho detto questo non è un Casey Stoner, ci serve un pilota
che c'ha velocità sul giro, però deve avere una moto con una determinata affidabilità, perché se sa che lui, se sapeva a prescindere, non l'avrebbe saputa guidare. Guidabilità, come la Yamaha, insomma. Assolutamente, cioè, serve una moto come quella, perché magari la Ducati... la Yamaha magari è più lenta appunto della Ducati, perché è sempre in stata più lenta, ma sì. Sul rettilineo, ragazzi, la Ducati c'ha un'altra velocità, ma poi il manico del pilota e la guidabilità anche della moto fanno la differenza, e si è visto che Lorenzo, insomma, con questo tipo di moto non ci sembrerebbe non trovarci. Sì, no, assolutamente no, ma l'ha dimostrato già dei test invernali, purtroppo non è andata bene. E comunque te dico, se se Dovizioso è arrivato secondo con la Ducati, significa che è lui che per il momento sembrerebbe non adatto a qualche modo. Allora, mi sembra che comunque Dovizioso è il terzo anno che sta in Ducati, quindi comunque non è da un giorno. Ho quindi capito. C'ha sicuramente più esperienza con la moto, c'ha più manico, insomma, proprio quello che te pare. Ma se sei un grande pilota alla Valentino Rossi, dove vai vai, comunque le tue buone prestazioni le fai, non arrivi dodicesimo, arrivi quinto, sesto. Sì, quello allora, te voglio dire. Sì, quello sono sicuramente d'accordo. Vabbè, è la prima gara, c'è tempo. Ma pensi che sta rosicando? Sta rosicando tantissimo. Secondo me sta rosicando. Perché lui è voluto andare via dalla Yamaha ed andare alla Ducati. Per Ducati. Dimostrare, perché lui si sente più forte di Valentino Rossi. Esatto, ce l'ha sempre avuto come punto di riferimento. Assolutamente. E quindi vuole dimostrare che vincendo in Yamaha può anche vincere in Ducati. Quello in cui non è riuscito Valentino Rossi. Con la differenza che Valentino Rossi prima stava in Honda, ha vinto in Honda, è andato in Yamaha, ha vinto in Yamaha, che era una moto di merda. Assolutamente. E poi in Ducati ne ha vinto un cazzo. Purtroppo non è andata bene, perché comunque, vabbè, pure per Valentino Rossi è una moto abbastanza difficile, ma comunque la sapeva controllare. Le dico la verità, ma quell'anno le prestazioni della Ducati facevano veramente schifo. Proprio. Cioè, a parte velocità di punta, esatto, sul rettilineo, insomma. Vabbè, comunque Lorenzo, poco da dire, poco da aggiungere. Secondo me. Finirei di fare la gara, insomma, gli ultimi 3-4 giri, sì, nei quali... Che di solito è la parte più bella della gara. Anche sì, è stata... È difficile che uno prende proprio il largo. Comunque pure se uno piglia il largo e arriva straprimo, stata... ce ne stanno sempre dei gruppetti che si sorpassano, se controsorpassano. È stata una gara bellissima negli ultimi giri, è stata veramente, veramente bella, con Vignales e Dovizioso che se le sono date di santa ragione proprio. Assolutamente. Con Rossi che batti, poi... Valentino Rossi comunque è riuscito a stare dietro ai primi due per un po' di tempo, poi purtroppo non ha dovuto cedere perché stava la prestazione veramente, della veramente gomma forte. Esatto, secondo me in questo deve migliorare la Yamaha. Io non mi ricordo mo la mescola con cui sono partiti, magari Vignales è partito con la mescola più dura rispetto a Rossi, non e forse so. Per no, quello questo, no, ti dico, non la lo so non lo so, non lo me, so me, vabbè lasciamo ai postumi, ai posturi, comunque ai, direi sì. chiudere il video perché sono 12:40, vittoria meritata di Vignales. Assolutamente sì, voto 10. Voto 10 per Valentino Rossi, voto 9. Forse 9, sì, perché comunque partendo decimo, anche lui si aspettava. Non era facile, ha detto pure lui. Ma non si aspettava. Non si aspettava di chiudere terzo. Quindi lo fa sempre. Voto 9 Valentino anche per Valentino quando Rossi. Parte dodicesimo, poi arriva anche primo. Voto 3 per Lorenzo. Ecco. Ci fate sapere che cosa ne pensate? Marquez? 6. Senza lode. Appunto. Ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. 1200 like e arriverà un nuovo video sulla MotoGP in cui parleremo appunto del post gara. Non esatto. Del post partita, perché non è carcere. Del post gara. Appena ci sarà la prossima gara, insomma. Ciao, bella, ragazzi. Alla prossima.